Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Clash Royale. Siamo in questo nuovo video su Clash Royale perché devo annunciare una cosa fantastica, almeno fantastica per voi. Finalmente la Supercell ha annunciato che il gioco uscirà in tutto il mondo a marzo. Quindi il marzo 2016, non si sa ancora il giorno, lo diranno su Facebook, uscirà Clash Royale in tutto il mondo su Android e su iOS e quindi potranno tutti giocarci. Io volevo anche avvisarvi che tipo continuerò a giocare sulla versione iOS perché non mi va di andare su Android a registrare, perché già mi riesco a registrare bene su iOS, quindi non cambierò. Cercherò di fare un clan su iOS, ma sarà limitato, cioè avrà dei requisiti e sarà solo per poche persone. Perché io vorrei far entrare tutti, sinceramente. Se fossero da 1000-2000 persone li farei entrare tutti, ma visto che siamo in tantissimi e il limite è solo di 50 membri, non posso. Scusate se sentite in sottofondo un po' di casino, ma è che sta piovendo. Questo è il deck che sto usando in questo momento. Ho rimesso di nuovo gli arcieri perché sono molto forti e il drago in a livello che sto adesso, che sto a livello 836, sto adesso all'arena 3 e il trofeo 336, qua il drago lo usano moltissimo, e ho bisogno sempre di buttare giù il drago, che è questo qui, e quindi ho preso gli arcieri e i goblins perché sono fantastici i goblins. Quando tipo mandi il gigante, i goblins tolgono davvero tanti HP alla torre. Ho trovato finalmente la mia primissima carta rara, epica, cioè questa, che è l'esercito di scheletri, che è fantastico contro il principe. È la carta migliore contro il principe e la uso tutte le volte che uno mi mette il principe, perché è l'unico modo per poter ucciderlo, e quindi sto usando questa carta. Lo sto usando il moschettiere invece sempre per i sgherri eccetera eccetera, come il drago così via, perché ho rimesso le frecce. Perché quando mettono l'esercito io non riesco mai a distruggere l'esercito, cioè riesco a distruggerlo se c'ho il drago, ma se non c'ho il drago sono fregato, quindi mi serve sempre sta carta che è fantastica, pulisce bene la zona, il gigante è sempre qui, il mini pekka è sempre qui, eccetera eccetera. Ho trovato un bel po' di carte, ho trovato questa, che è la Tower Bomb, la Bomb Tower, che è la torretta con che tira le bombe. Ho trovato la Tombstone, cioè la lapide dove escono gli scheletri, se viene distrutta escono 6 scheletri. Ho trovato finalmente i barbari, quelli di Clash of Clans, davvero fantastici, però non ho ancora cominciato a usarli per ora, quindi non li uso. Ho trovato il cannone, molto bello. Ho trovato questa. Questa è una carta UPX, boh, se la metti in modo giusto ti butta giù una torretta intera, perché è fantastica, difende benissimo, solo che l'ho dovuta togliere. Ah, ho trovato anche la capanna, la Barbarian Hut, la capanna dei barbari. E ho dovuto togliere l'X-Bow perché all'inizio avevo l'X-Bow al posto degli arcieri, ma non riuscivo mai a uccidere le truppe aeree e quindi non potevo tenere l'X-Bow perché ogni volta mi distruggevano. Ma adesso la metterò in una battaglia per farvela vedere. Adesso apriamo le prime chest e vediamo cosa troviamo. Troviamo oro, scheletri. Oh, abbiamo trovato la seconda carta del Goblin Hut, possiamo fare la salita di livello. Apriamo la seconda chest gratuita. Oro, gemme, cannone. Ho trovato cannone e il coso livello 2. Cosa c'è qui? Ah, ecco, vedete, Global Launch. Clash Royale will be launching global in March 2016. Eccolo, dice anche qui. Ok, apriamo altre carte, cioè altre chest. Oh, comunque vi ringrazio sempre per il supporto, cioè davvero state supportando davvero bene questa serie su Clash Royale. A me mi sta piacendo davvero tanto il gioco e mi fa piacere che vi stia piacendo anche a voi. Sto cercando di fare 2-3 attacchi per video, un video a settimana minimo. Ok, adesso non abbiamo trovato niente di interessante, cioè ora facciamo degli attacchi. Ora andiamo a fare degli attacchi e vediamo come vanno. Siamo contro Fifi, 816 di trofei ed è livello 3. What the fuck, dobbiamo per forza vincere. Aspettiamo che lei metta una carta. Non abbiamo l'esercito, quindi se gli mette il principe io sono fregato. Ma mettiamo il gigante, vediamo cosa fa. Ok, non ho ancora l'esercito, devo cercare di far arrivare l'esercito. Ok, grazie Ermac, un iscritto che mi ha scritto grazie Ermac. Ok, niente, siamo già partiti male perché ha messo il drago, è stato bravo. Metto il drago adesso anche io. Vedete, il drago è forte. Ok, il drago adesso subirà i danni dalla torretta e anche dal mio drago, perfetto. Ora quell'esercito verrà distrutto subito grazie al drago, spero. Sì, bravo, perfetto. Ora facciamo andare il drago e recuperiamo l'Elysia. Secondo me questo qua non c'ha il principe, se no l'avrebbe già messo. O forse sta aspettando il momento giusto.
facciamo spawnare un po' più prima gli arcieri. Ok, attaccate bene. Ah, ha messo le frecce. Beh, si è messo le frecce, cioè è sprecato. Anzi, dovevo mettere il gigante sulla destra, visto che c'è la tombstone a sindistra. Vabbè, non ci ho pensato. Mettiamo dei goblin dietro per aiutarlo e aspettiamo di recuperare adesso altro elisir, perché lui già sta già mettendo tutto per cercare di uccidere quel gigante. Fantastico. Ok, adesso guardate, mettiamo subito gli arrow. Metti gli arrow, vai, vai, vai. Ah, li ho messi troppo prima. Va bene, abbiamo ucciso i goblin, fantastico. Adesso mettiamo un drago e gli uccidiamo subito il re. No, cos'è, il cavaliere, il re, non mi ricordo cos'è. Mettiamo adesso subito gli arcieri e andiamo ad attaccare quella torretta, perché c'è quel coso lì. Ah, ok, non ha fatto danno. Dai, 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 dai. Dai, fate danno il più possibile. Adesso metto un gigante, così dovrà ancora sprecare truppe per cercare di difendere la sua base. Perfetto. Ora mettiamo i goblin qua dietro e attacchiamo il drago se riusciamo. Attaccate il drago, attaccate il drago. Ah no, ha messo l'esercito di Skeleton. Non è un esercito di Skeleton, ma ci assomiglia. Ah, troppo presto ho tirato, troppo presto. Porca miseria. Ok, per fortuna c'è il doppio Elisir. Mamma mia. Ok. Mamma mia, sta attaccando davvero bene. Perfetto, perfetto, dai, dai, non ce la fa, non ce la fa. E vai. Guardate cosa faccio, anche se lui adesso sprecherà le frecce, ma spero che li spreca. Bene, lo sapevo. E ora mettiamo un gigante. Spero che sia servita sta cosa, perché sapevo che avrebbe usato le frecce. Vabbè, tanto posso distruggere la torretta, tanto, guardate, l'ho già distrutta, vedete? Ecco, adesso dobbiamo solo resistere. Dobbiamo solo resistere e vinciamo la partita. Allora, mettiamo subito un drago qui, perché i draghi sono molto potenti, come avete visto. Bene, l'ho messo sulla destra, così avrebbe perso tempo per la strada. No, che cacchio ho fatto? Perché ho messo l'esercito? Perché ho messo l'esercito? Sono stupido. Non sono stupido, ho sbagliato. Oh, e comunque abbiamo vinto. Avete visto? Ha funzionato la tattica. Cioè, funziona. Oh, grande, grande. Oh, quasi. Fantastico. Mettiamo qui degli arcieri. E vai, abbiamo vinto. Fantastica. Ha usato quel fuoco. Bellissima partita. Abbiamo vinto quanto? 29 trofei, abbiamo trovato una golden chest, bellissima. Comunque avete visto che ha funzionato fare il counter pick, ci siamo riusciti. Anche se questo era di livello 3, dai, però aveva delle truppe molto forti. Speravo, cioè, per fortuna che non ha avuto il principe, perché avevo paura che tipo lo avesse. Ora tipo quella chest dorata non posso aprirla per ora, perché niente, non ho né gemme né tempo. Vabbè, facciamo un'altra adesso, un'altra partita. Siamo contro Slavhanna. Slavhanna è del livello 5, oh my god. Livello 5 ed 849 trofei. Vediamo cosa riusciamo a fare. What the fuck? What the fuck? Non sapevo. Aspetta, non sapevo con cosa counterpiccare. Oh mio dio, mettiamo questi. No, li ho messi troppo in là, porca miseria. Oh mio dio, quanto odio questa carta, è troppo forte, vedete? Mi ha quasi distrutto tutta la torretta. E c'è anche il tuono. C'è anche il tuono questa qui. Cioè, questo qua c'è anche la pozione del tuono. Mamma mia, sei forte. Ok, abbiamo messo il drago. Vediamo cosa riesce a fare. Forse riesce a fare un bel po' di danno. Oh, lui vuole già andare all'attacco alla mia base. Cerchiamo di metterlo sull'esercito. Così la bomba cade in anticipo. What the fuck, ha messo la vita. No, non gli è servito. Ha solo sprecato quella carta. Adesso noi mettiamo subito qua il gigante. Ha solo sprecato quella carta lì perché alla fine era già morto lo scheletro. E quindi non è riuscito a buttare. Aspetta, vai, 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 vai. Non è riuscito a buttare la carta della pozione. E vai, sì, mamma mia, che figata. Gli ho ucciso tutto l'esercito con le frecce. Dai, dai, Goblin, andate veloci prima che muoia. Sì, e vai, ce l'ho fatta. Come fa questo qua a perdere, che è di livello 5 e c'ha delle carte così potenti? Metto il drago prima, così. Vabbè, tanto potevo metterlo anche dopo. Tanto i barbari non possono attaccare il drago. No, non ci ho pensato. Non faccio spawnare niente, perché devo aspettare di vedere cosa mette lui. Perché se io metto adesso e lui mette dopo di me, counterpiccandomi, mi batte e perdo la partita. Devo giocarmela con calma e non posso andare a puntare al drago suo. Non posso. Devo per forza attaccare quella torretta lì. Mettiamo il gigante, così spreca anche le risorse per fermarmelo. Ecco, lo sapevo. Metteva quella carta. Sapevo, mettiamo degli arcieri qui. Così la bomba cade da lui, non cade da me. Oh, siamo... Adesso c'è il doppio tempo. Andiamo, 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 andiamo. Secondo me adesso metterà un esercito, guardate, eh. No, no, non sprechiamo la carta, aspettiamo. Ha messo la vita. Vediamo cosa fa. Non sta facendo ben niente. Attenzione, continuiamo. Boh. Vai, 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 veloce, veloce, attacca, attacca.
Lo so, ecco, l'ha messa. Dai, dai, ah, mio Dio, veloce, veloce, prima che muoia il gigante. Vai, sì, perfetto. No, ho messo, cosa che ho messo? Ho messo, oh mio Dio, ho sbagliato, ho messo... Oh, forse no, forse è stata una buona... Sì, sì, è stata una saggia idea mettere l'esercito prima, perché sarebbe andato di questo, fantastico. Ma non riusciamo a vincere a sta partita, non è giusto. Sembra un nabbo questo qui da come gioca. È un peccato non riuscire a vincere. Oh mio Dio, ce la fa? No, mamma mia, per pochissimo. Ma guarda, guarda, ce la fa forse? No, non ce la fa. Ha messo lui l'X-Bow, avete visto? Oh, che cacchio? What the fuck, pensavo che fosse la fine. Oh mio Dio. Che stupido, che stupido. Guardate, posso distruggergli la cosa. Posso distruggergli... No! Posso distruggergli la cosa, la sua torretta. No! Oh mio Dio, no, 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 no. No, no. Oh mio Dio. Vai, 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 vai. Oh mio Dio, posso vincere sta partita. È vero che c'è il Sudden Death, me lo dimentico sempre. La carta! Vai, vai! Dai, dai! 42 di vita c'ha la torretta. No, no, devo buttare tutte le carte finché non trovo la carta delle cose. La carta delle cose. No, la carta delle cose. Ecco le frecce. Vai. Sì! Abbiamo vinto all'ultimo secondo. Non ci posso credere. Wow, mamma mia, che partita. Mi dimentico sempre che c'è il Sudden Death, che quindi il primo che distrugge una torretta vince l'intera partita. Mamma mia, quell'X-Bow mi avrebbe distrutto tutto. Fantastico, se l'è giocata male sto qui, veramente, ed era a livello 5. Quanto siamo adesso di trofei? Siamo 876. Mamma mia, che bella partita. Niente, apriamo questa... Ah, qua c'ho delle carte da alzare di livello. Ah, alziamo di livello il mini pecca, giusto. Questa è molto forte come carta. Alziamola di livello e ora livello 3. Aumentiamo la vita, aumentiamo il danno al secondo. Aumentiamo anche il danno. Buonissimo. Perfetto. Ok. Sta un po' laggando. Perfetto. Ok, apriamo questa ultima chest con le gemme, perché tanto mi piace gemmare. Cercherò nel prossimo episodio di fare aprire due magical chest. Quindi cercherò di gemmare per aprire due magical chest. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se volete che apra delle magical chest. Oh, ho trovato un altro mini pecca. Niente, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Ditemi se sto cercando di migliorare in questo gioco, come avete visto. Spero che vi sia piaciuto quell'attacco fantastico, perché ho vinto per un nanosecondo. Quello scheletro gigante avrebbe colpito una volta la mia base e l'avrebbe distrutta fra un po', perché ci aveva messo anche l'esercito. Mamma mia. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, che mi aiutate tantissimo a crescere. Condividete il video con i vostri amici se a loro piace Clash Royale, e diteli che esce a marzo finalmente. Cioè, finalmente esce a marzo in Italia, quindi tutti potrete giocarci. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.